Nel 2018 si è parlato molto dell'introduzione del nuovo formato Wi-Fi 6, ma solamente a metà del 2019 abbiamo visto i primi dispositivi in grado di sfruttarlo. Il router Asus RT-AX88U è stato il primo router a sfruttare questa nuova tecnologia. Andiamo a vederlo insieme. Dunque oggi parliamo di router e lo facciamo parlando dell'Asus RT-AX88U, il primo router introdotto sul mercato a supportare il nuovo standard Wi-Fi 6 o più tecnicamente 802.11AX. È un router dotato di un processore quad core operante a 1.4 GHz e affiancato da 1 GB di RAM, quindi questa già sono caratteristiche tecniche importanti per quanto riguarda un router, che ci permettono di gestire al meglio tutti quelli che sono i compiti appunto del router stesso. Ma in cosa consiste questo Wi-Fi 6? Quali sono i benefici che porta? Allora, a parte un miglioramento della banda a disposizione, nel caso dell'RT-AX88U passiamo a una banda di 6000 mega al secondo, 6000 megabit al secondo in tutte e due le frequenze, ovvero 2.4 GHz e 5 GHz, ma non solo. Per spiegare brevemente quali sono i benefici del Wi-Fi 6, pensiamo che fino ad oggi in tutte le tecnologie Wi-Fi il router ha sempre comunicato con un dispositivo alla volta per la trasmissione dei pacchetti che questi dispositivi devono comunicare sulla rete, e quindi capitava spesso e volentieri, soprattutto in ambienti molto affollati come per esempio dei bar oppure l'università o un centro commerciale, che numerosi dispositivi dovessero mettersi sempre in attesa, o comunque le informazioni che inviavano andavano a collidere con quelle di con i dispositivi di altre persone. Quindi in caso di molti dispositivi connessi sotto la stessa rete si iniziavano ad avere dei lag o comunque dei buffering e dei rallentamenti. Il Wi-Fi 6 introduce una tecnologia che si chiama OFDMA, che praticamente consente di suddividere la banda in tante multibande inferiori, multicanali inferiori, e questo consente a tanti dispositivi, grazie anche alla tecnologia MoMIMO, di instradare un pacchetto per ognuno sopra la banda, sopra queste sottocanali, e comunicare tutti contemporaneamente con il router. Quindi sostanzialmente non c'è più una comunicazione con un dispositivo alla volta, ma grazie appunto alla tecnologia MoMIMO e OFDMA abbiamo una comunicazione contemporanea con tutti i dispositivi, che non dovranno più essere in attesa o comunque giostrare delle code particolari. Altra funzione interessante che introduce il Wi-Fi 6 è il target wake time, e praticamente consente ai vostri dispositivi, come ad esempio lo smartphone o un portatile, di salvaguardare la batteria. Perché? Perché fino ad oggi l'attività di Wi-Fi di questi dispositivi è sempre rimasta attiva in comunicazione con router. Infatti ogni tot di tempo il vostro smartphone chiede al router se c'è la possibilità di effettuare uno scambio dati sulla rete, quindi se c'è qualcosa da ricevere, se appunto dovesse mandare qualcosa, e questa è un'attività continua. Invece con il target wake time sostanzialmente è il router che decide lo status di attività del vostro dispositivo, ovvero il router dice: guarda, tu vai in stand by perché per te non c'è niente da non ci sono compiti da svolgere. Questo permette praticamente al vostro dispositivo di salvaguardare la batteria, perché non c'è una continua attività sulla rete. Questi sono i benefici, proprio detto in maniera stringata, del Wi-Fi 6, e quindi se avete i dispositivi compatibili potrete utilizzare la banda a 160 MHz, che è appunto il nuovo formato e la nuova banda per quanto riguarda il Wi-Fi 6, che passa da 80 a 160 MHz,
e potete sfruttare la nuova velocità e queste nuove tecnologie con l'RTX 88U. Andiamo a vedere com'è per quanto riguarda l'estetica e quali sono le connessioni e le porte che troviamo sul retro e sul frontale di questo prodotto, e poi andiamo a vedere brevemente qual è il software e quali sono le applicazioni utilizzabili su questo prodotto. Dunque, esteticamente l'RTX 88U è veramente stupendo, ha delle linee accattivanti e super moderne, sembra uscito da un film di fantascienza. Nella parte alta troviamo una piccola griglia con il logo Asus e i vari LED di status. Sul frontale troviamo il pulsante per abilitare la Wi-Fi e per gestire la luminosità dei LED, mentre nella parte sinistra, sempre sul frontale, nascosto da un piccolo pannello, troviamo una porta USB 3. Sul retro trova posto un'altra porta USB 3, il connettore per la rete WAN, 8 porte di rete LAN Gigabit, il plug per l'alimentazione, il tasto di accensione, il tasto per la VPS e un piccolo tastino rosso per quanto riguarda il reset. Ovviamente abbiamo 4 antenne, tra l'altro con un'estetica bellissima, nere con degli inserti dorati che riprendono il colore del logo Asus. Andiamo dunque a vedere come installare sulla rete il router. È un'operazione molto molto semplice e guidata, e poi andiamo a vedere un attimo quali sono gli aspetti software interessanti di questo prodotto. Accediamo alla pagina router.asus.com e veniamo praticamente catapultati in quello che è il pannello di configurazione della rete. Ci abbiamo un benvenuti su RTX 88U, come potete vedere è in italiano. Creiamo una nuova rete, iniziamo subito col separare la 2.4 GHz dalla 5 GHz ed inserire il nome della nostra rete. Una volta che inserite il nome, come potete vedere, automaticamente va a completare anche quello che è il campo relativo al nome della 5 GHz e inseriamo la password per fare l'accesso ovviamente sulla rete Wi-Fi. Il sistema ci chiede se vogliamo abilitare il supporto alla tecnologia 802.11ax, che è il Wi-Fi 6. Ovviamente noi abilitiamo questa funzione e il sistema ci avvisa che per utilizzare la banda 160 MHz dobbiamo poi entrare nella configurazione wireless una volta finita l'installazione rapida e abilitare appunto la funzione, cosa che noi poi andremo a fare. Ora inseriamo i dati di accesso per il router. E proseguiamo. La configurazione è praticamente completata. Bene, abbiamo visto come installare il router sulla rete, operazione molto semplice. Tra gli aspetti interessanti di questo prodotto c'è sicuramente il One Link Aggregation. Che cosa è? Praticamente, se in casa o in ufficio voi avete due linee internet separate, quindi per esempio due linee da 1 gigabit di fibra, con questo prodotto potrete unire queste due linee separate e creare un'unica linea da 2 gigabit per raddoppiare la banda di utilizzo. Questa è una funzione, quella del link aggregation appunto, utilizzabile soltanto per la rete WAN e non c'è per quanto riguarda la rete LAN. Altro aspetto interessante è il quality of service adattivo insieme al VTFast, che sostanzialmente riducono la latenza di comunicazione tra il vostro device e il server. Il VTFast sostanzialmente consente di cercare quella che è la strada più veloce per raggiungere il server finale, e questo si traduce in minore latenza ed è
una manna dal cielo per quanto riguarda i videogiocatori che vanno sempre alla ricerca di ping e di latenze inferiori. Detto questo, diamo uno sguardo veloce a quella che è l'Asus Router, ovvero l'applicazione che ci consente tramite smartphone di gestire tutti gli aspetti di questo prodotto che, ricordo, avendo le due porte USB 3 è anche in grado di trasformarsi in un NAS grazie appunto alla possibilità di collegare un hard disk esterno direttamente al prodotto, quindi non avrete bisogno di acquistare NAS, basterà collegare un hard disk esterno al prodotto per trasformarlo appunto in un NAS a tutti gli effetti. Andiamo appunto a dare un occhio all'applicazione mobile e poi torniamo per delle altre considerazioni. Dunque, diamo uno sguardo all'Asus Router, l'applicazione di Asus che gestisce il router RTX88U. Come apriamo l'applicazione, abbiamo questo pannello dove ci dice quali iMesh device sono presenti. Abbiamo un grafico relativo alle statistiche sul traffico, quindi la velocità di trasferimento dati sulle varie wifi, su rete cablata e in generale sulla rete internet. Ci dà il numero e anche i nomi dei client connessi e anche quelli non connessi. Come potete vedere, ho il mio PC in wifi collegato con la scheda madre Strix che utilizza il wifi 6 e il Note 9. Poi ho anche altri PC e altri apparecchi. Possiamo andare a modificare le impostazioni delle due reti Wi-Fi. Scusate, è un po' scivoloso il Note. Quindi abilitiamo ad esempio il Wi-Fi a 160 MHz per poter utilizzare appunto il Wi-Fi 6. Abbiamo un monitor di sistema che ci dice l'utilizzo della CPU e l'utilizzo della RAM, delle CPU perché ne abbiamo 4, e della RAM. Nella parte bassa abbiamo degli altri menu, un menu veloce per rivedere appunto tutti i vari dispositivi, Insight che praticamente ci permette, si è un attimo scollegato. Insight che praticamente ci permette di andare a inserire per esempio dei filtri su alcuni dispositivi, quindi è la sezione Family Members per poter magari limitare appunto la navigazione a bambini e quant'altro. Appunto qua c'è anche la funzione Family più dettagliata, e poi la vera chicca, la cosa veramente interessante è pigiando qui su altro, abbiamo tutti le varie icone relative a tutte le funzionalità del router, per esempio il quality of service. Possiamo vedere nuovamente le statistiche sul traffico, possiamo per esempio guardare le informazioni DNS e quant'altro. Ovviamente abbiamo aggiornamento firmware, abbiamo la possibilità di abilitare l'FTP e andando poi su plugin abbiamo le varie applicazioni che ci consentono di utilizzare altre terze applicazioni appunto di Asus, come l'iCloud o l'iPlayer eccetera. Se abbiamo ad esempio un disco anche collegato al router, possiamo trasformarlo in un NAS e possiamo gestire tutto quanto direttamente tramite il router. Questa applicazione per esempio è per collegare delle telecamere di sorveglianza. Parliamo un secondo di performance per quanto riguarda questo prodotto. Non ho avuto modo di testare la funzione Link Aggregation One per quanto riguarda la rete internet, perché non ho due linee
da provare. Ho una linea a 30 megabit che ha saturato perfettamente. Ho testato però la Wi-Fi 6 con la Strix che vedete qua vicino, facendo un test di velocità comunicando con un NAS QNAP collegato alla porta Gigabit dell'RTX 88U. Ovviamente la banda viene limitata a 1 gigabit proprio perché la porta non va oltre, e con la Wi-Fi il trasferimento di dati ha praticamente cappato tutta la banda a disposizione, tutto il gigabit a disposizione, e questo sicuramente è un risultato non da poco. Detto questo, quanto costa questo prodotto? Si trova su Amazon a circa 350 euro, non è assolutamente poco per quanto riguarda un router. È un router che ci consente però appunto di sfruttare tutte le ultime tecnologie, si può trasformare in un NAS e ha la potenza sufficiente per gestire numerosissimi dispositivi quali computer, smartphone, portatili, televisori di ultima generazione e chi più ne ha più ne metta. Quindi non è assolutamente un prezzo contenuto, però è più o meno in linea con quello che adesso si può trovare sul mercato per quanto riguarda i dispositivi che offrono tali servizi. Per approfondimenti, le fotografie e quant'altro troverete il link in descrizione della recensione completa. Rimanete sintonizzati sul canale di YouTube di Xtreme Hardware e sui social, in particolar modo su Instagram, perché arriveranno dei giveaway. È un po' di tempo che lo stiamo dicendo, ci stiamo accordando con alcune aziende per poterlo fare. Quindi per ora è tutto, da Angelo e dalla redazione di Xtreme Hardware è tutto, un saluto, ciao ciao.